Conducevano i loro loschi traffici dal carcere avvalendosi della collaborazione delle loro mogli che dirigevano il racket delle estorsioni e il traffico di stupefacenti, smascherata un'associazione a delinquere familiare. L'operazione Donne d'Onore, eseguita dai carabinieri del reparto territoriale di Gela, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Caltanissetta, che nelle scorse ore hanno eseguito 7 misure cautelari. Sottoposti alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, il 43enne Nicola Liardo, capo indiscusso del sodalizio e appartenente al clan Emanuello, il 39enne Salvatore Crisafulli, ex compagno di cella di Nicola Liardo, il 20enne Giuseppe Liardo e il 27enne Salvatore Raniolo, meglio conosciuto come Tony. Arresti domiciliari per la 40enne Monia Greco, moglie di Liardo, e per la 44enne Maria Teresa Chiaramonte, compagna di Crisafulli. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria invece per la 22enne Dorotea Liardo, conosciuta come Dorothy. Ad illustrare i dettagli dell'operazione, il procuratore aggiunto Lia Sava e il tenente colonnello Antonio De Rosa, affiancato dal capitano Matteo Calcagnile, comandante del reparto Norme di Gela. L'individuazione del ruolo femminile all'interno delle strutture emerge normalmente quando i soggetti legati da vincolo familiare di sesso maschile sono in carcere e quindi sono impossibilitati a realizzare le condotte dell'organizzazione, si utilizzano normalmente le donne. Infatti il coinvolgimento delle donne nelle attività criminali delle mafie normalmente nasce proprio così. In questo caso, nel momento in cui il maschio è detenuto, le due donne realizzano ed eseguono gli ordini dei congiunti detenuti. D'altra parte, storicamente è un ruolo che abbiamo individuato in altre indagini. Quando i congiunti, padri, mariti, fratelli, sono detenuti, per fare andare avanti le attività si utilizza le donne. Quindi, come ben diceva lei, interagisce il ruolo, il legame, il vincolo di sangue, il vincolo familiare, con, il ruolo femminile. L'attività nasce da due episodi di danneggiamento avvenuti nell'ottobre del 2015 attraverso colpi di arma da fuoco, poi risultati di fucile da caccia, ai danni di due abitazioni. Immediatamente è stata attivata l'attività informativa e subito dopo al metodo classico è stata abbinata l'attività tecnica con intercettazione. Ci siamo trovati subito di fronte a un caso molto più ampio in cui sono emerse delle estorsioni ai danni di due imprenditori, una per fare entrare in un autolavaggio il Liardo Giuseppe e consentirgli quindi di uscire dal carcere, e l'altra ai danni di un imprenditore agricolo. Dopodiché lo spettro si è ampliato grazie ai legami tra quello che è ritenuto il principale responsabile di questo sodalizio verminoso, che ha stretto legami in carcere con il Crisafulli di Catania. E qui il raggio si è ampliato anche allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel momento in cui i due soggetti principali rimanevano in carcere, l'attività illegale continuava grazie agli ordini che venivano portati dalle donne, da qui il nome che dicevamo prima dell'operazione Donne d'Onore. È chiaro che è un'indagine ad ampio spettro che vede la scoperta del rifornimento che avveniva su Gela di droga, nella fattispecie cocaina, direttamente da Catania. È chiaro che riteniamo di aver colpito pesantemente questa organizzazione di carattere familiare, che è quindi ancora più difficile da dimostrare, come abbiamo detto in conferenza, per il legame e il vincolo familiare. Rispetto al vincolo associativo, che vieppiù diventa ancora più forte e quindi ancora più pericoloso.